eravamo in 4-5 a fare YouTube, adesso c'è tantissima gente e credo che se prima eravamo in pochi a fare roba diversa. Scusaci. Prima eravamo in pochi e facevamo roba diversa, adesso invece ce ne sono tantissimi e la maggior parte ovviamente fanno roba uguale, però non è cambiato poi così tanto a mio parere. Penso di aver iniziato come tutti quelli che iniziavano senza avere la minima idea di cosa fosse YouTube. Ho aperto il canale perché sì, perché c'avevo un blog e volevo condividere dei video e poi la consapevolezza di quello che fai è arrivata piano piano, dopo un po'. Ho iniziato completamente a caso, come quelli insomma, che hanno iniziato della mia generazione, ma come tutti in realtà. Però il caso ha voluto che poi diventasse un lavoro e fosse diciamo, il punto d'inizio di un'ipotetica carriera nella comunicazione audiovisiva, per quanto mi riguarda, nella regia e adesso anche nella radio con Radio 2. Sappiamo molto meglio rispetto agli esordi come funziona. Infatti io penso che siamo stati i primi youtuber a creare un palinsesto, esattamente come la televisione, ed è una cosa che funziona perché molto spesso le notifiche di YouTube capita che non vengono inviate, quindi quando esce un mio video al mio utente iscritto non arriva la notifica che dice che Deshawn ha caricato un video, però sapendo che il mercoledì alle 14 esce il nostro video, va a vederselo. Ogni giorno quello che mi passa per la testa, quello che vivo, quello che mi succede, se ascolto una canzone che mi piace, se scopro qualcosa di interessante, se leggo un libro, se vedo un film, sono libera di parlarne con un sacco di persone che sono felici di ascoltarmi ma anche di rispondermi, ed è interessante perché c'è un confronto continuo con un sacco di persone. In realtà YouTube mi è servito, mi è piaciuto ed è fighissimo così. YouTube quindi può interagire poi dopo con altri mondi come il cinema, la televisione, la radio. Sì, sta a te capire esattamente quale sia il tuo talento e il tuo spazio, e YouTube ti aiuta a capire, e anche però è pericoloso perché a volte potresti non capirlo bene, quindi sta alla persona. Non è automatico il fatto che YouTube possa aiutarti o possa non aiutarti, è naturale se tu sei in grado di cogliere i messaggi giusti dalla piattaforma. Ieri ho compiuto 10 anni di YouTube e quindi è un grande momento. Sono cambiate tante cose effettivamente, ma io alla fine sto sempre qua. Si fanno cose diverse nel tempo e all'inizio era tipo una terra inesplorata, oggi ci sono delle cose un pochino più definite, ma secondo me ancora non ci avevamo capito niente, c'è ancora tempo per imparare a usarlo proprio bene, e io adesso insomma abbiamo in testa dei progetti, io la Slim Dogs che è il mio nucleo allargato di cose che facciamo, quindi dai, è così. Siamo diventati molto più professionali, abbiamo iniziato con una telecamerina in una stanzetta, adesso invece siamo dei professionisti. Una telecamera più grande in una stanza più piccola. Esattamente, abbiamo una stanza di 2 metri con una telecamera di 5 metri e mezzo e quindi farla entrare, no, siamo